5,30 m, largo 71, 39 cm di altezza, 26 kg, pressione fino a 15 PSI, portata massima 250 kg. È lo Strengfit X500 Tandem. E lo testiamo qui sullo scolmatore, poi magari alla fossa chiara, vediamo. L'apertura come si trova? Aprirlo è facile, il problema poi è chiuderlo. Ecco, oggi non abbiamo la pompa adatta, per cui non lo gonfieremo alla pressione massima di esercizio, sarà a 8 PSI. Però ecco, è un test, per cui vediamo come va. Gonfiamo. Gonfiamo? Gonfiamo. È pronto, non ci resta che chiudere il compartimento stagno posteriore, che poi non è proprio stagno perché l'acqua può entrare da davanti, sì, se dovessimo capottarci o cose del genere, e poi si parte. Ok, con le fibbiette. Per cui noi tutte le nostre cose le abbiamo nelle nostre sacche stagni per sicurezza. E adesso incrociamo le dita e partiamo. Il viaggio inaugurale non ha ancora un nome, stranamente Giulia non ha ancora dato un nome al nostro nuovo Strengfit X500 Tandem. Guardate qui, 5,30 m di kayak. Non ha la pinna direzionale perché ha la chiglia, il nostro primo kayak con chiglia che proviamo. Se c'è una scommessa, quante volte finiremo in acqua? In acqua! Ci lasciamo alla sinistra la fine della ciclabile dei Navicelli, che è questa piattaforma di cemento, e di là c'è il canale dei Navicelli e poi la fossa chiara. Questo in mezzo è il canale imperiale, mi pare, e noi oggi puntiamo allo scolmatore, resteremo per un pezzettino, poi torneremo indietro e vediamo cosa ci resta da fare col tempo rimanente. Però siamo saliti senza problemi, vediamo, dai. È un po' difficile da far girare da Giulia all'anteriore, per cui per le manovre probabilmente bisogna pensarci a chi è il posteriore, per cui adesso smetto di riprendere e manovro. Allora, come dicevamo prima, la salita non è stata particolarmente problematica. Ecco, solo il problema è che c'è il vento che ci sta facendo deviare verso sinistra. Questo kayak non ha una pinna direzionale come la Sea Wave, come lo Story, come le tre pinne degli Itwit X100, degli Itwit Touring, dell'Acquamarina. Però ha una chiglia, per cui in effetti quando non c'è il vento che dà fastidio, per esempio si sta spingendo contro quel relitto lì, va dritto, per cui la punta non va a destra e a sinistra quando pagaiate. Adesso però aiuto Giulia, che sennò... Allora, emergenza rientrata perché ho pagaiato anch'io, però adesso con solo Giulia che cerca di cambiare direzione dalla parte anteriore non è così efficace, non so se perché è molto lungo come kayak, serve l'intervento di chi sta dietro. Dicevo, salita non è stata particolarmente problematica, giusto? Nessuno è finito in acqua. Siamo partiti alla spiaggetta bassa, c'è anche a dire quello, però nessun problema. Allora, pagaiando, in realtà, adesso sono io che sto muovendo con le anche, perché come vedete ho le ginocchia poggiate contro il rivestimento del kayak, perché in questo modo potete sentire meglio il kayak, dove va, cosa sta facendo, diciamo le sensazioni ve le trasmette meglio. Il materiale è soffice, per cui non ho, a parte che ho i pantaloni da vela, però il materiale è soffice, per ora non mi sta dando nessun tipo di problema, non ho parti spigolose o dure che mi premono nel ginocchio, per cui con la normale pagaiata si inclina un pochino a destra e a sinistra, però comunque la stabilità primaria del due posti tutto sommato non è male. Secondo Giulia è più stabile rispetto allo Story Division 2 che abbiamo. Le da... Forse ecco, il fatto che sia a pozzetti lo dà un po' questa sensazione di sicurezza. Sì, ecco, diciamo, chi è all'anteriore fa molta fatica a cambiare direzione al kayak, che ricordo è un kayak lungo 5,30 m. Io domani avrò due braccioni. Quando non c'è da cambiare direzione, comunque il kayak va dritto, la punta non oscilla, la prua non oscilla a destra e a sinistra durante le pagaiate, come sui kayak, insomma, quelli entry level
che non hanno una buona direzionalità. Adesso pagaiamo e poi ci sentiamo più avanti. Allora, proviamo a fare un po' di velocità, anche se siamo controcorrente. Abbiamo toccato i 7. Sette e tre. Sette e cinque, sette e sei. Ok. Sette e sei, per essere conto corrente direi che non è un problema. Però tende costantemente verso sinistra. Penso che sia il vento. Perché altrimenti andrebbe un po' dove vuole lui, a destra e a sinistra. Visto che va sempre nella stessa direzione, immagino che sia il vento che si sta spingendo così. Vedremo al ritorno. Penso che arriveremo al ponte e poi torneremo indietro. Magari scegliamo un canale un pochino più carino, perché in questo tratto qua lo scolmatore dell'Arno non è bellissimo. C'è il porto di Livorno, insomma. Ok, sono riuscita a prendere la bottiglietta dal ragno che ho davanti a me. Adesso vediamo se riesco. Ok, Giuse si sta spostando un pochino, però con quel kayak non ci sono stati grossi problemi. È un po' corta, fa fatica arrivare al ragno. Anch'io ho un ragno qua davanti, sto pensando di fare magari qualcosa per attaccarci l'accessorio della GoPro senza incollargli al kayak. Ok, stiamo facendo una prova, abbiamo smesso di pagaiare, vediamo cosa succede. Cioè, non so se è il vento o l'acqua che ci stanno girando. Va bene, ricomincia dai. Abbiamo invertito la direzione perché comunque non è che ci sia granché da vedere. E ora andiamo a cercare qualche canale un po' più carino. Allora, sto pagaiando solo Giulia, siamo a 5,4 per adesso. Poi proverò io. Velocità. Facciamo uno sparo, vediamo un po'. Prima eravamo andati a 7,5. Siamo a 9,1, 9,2. Solo che mi sta lavando. Situazione adesso. Ok, la corrente è a nostro favore. Il vento però è contrario. Non è che puoi avere tutto a tuo favore subito. Ma la corrente è poca, comunque. Poca corrente, quindi vedetevi le onde, panorama non è il massimo. Abbiamo un kayakista! Salve! Io sto tentando di togliere il giubbottino. Ah, ti metti sopra di mettere la giacca, per cui farà un po' di movimenti inconsulti sul kayak. Infatti vedete che sta già pescando acqua con la manica della giacca. Vabbè, è la prima volta, ragazzi. Volevamo vedere come si comporta il kayak mentre uno dei due fa dei movimenti. Sì, però tiralo fuori dall'acqua con accidenti di giacca, Giulia. È sempre in acqua, eh? Se si vuole bene lo stesso, no? E comunque sei riuscita a prenderla, a toglierti dalla vita dove era annodata. Ecco, non abbiamo ancora la confidenza di togliere il giubbottino, mettere la giacca e rimettere il giubbottino. È la prima volta che siamo su questo kayak, capiteci. Comunque qualche movimento lo si può fare senza timore di finire in acqua. Ecco, l'unica cosa, se dovete fare dei movimenti che il kayak
non sia fermo, perché ovviamente quando il kayak è fermo la stabilità è inferiore. Ok? Ce l'ha fatta, prova superata. Allora, come potete vedere, anch'io ho messo la giacca perché c'è stato il vento, siccome non siamo ad agosto è il vento freschino. E per cui ho tolto il giubbotto, ho tolto il cappello, sfilato la giacca sotto il sedere, che è stata un'impresa, l'ho indossata e poi ho detto, adesso fermo la registrazione. Peccato che la registrazione non fosse partita, per cui siamo persi la cosa. E come vedete io la giacca adesso l'ho messa, prima non ce l'avevo. Nessun problema, e passiamo che la parte posteriore è quella che dà più stabilità al kayak, per cui se al posteriore fate qualche stupidata rischiate che tutti e due ne paghino il prezzo, magari rovesciandosi o imbarcando. Tutto bene, adesso andiamo, magari non so se al canale imperiale o alla fossa chiara, scegliamo a seconda di quello che vediamo. Ok, cambiamo canale, ma senza telecomando. Cioè, ma ci passiamo sotto al retone noi. Allora, questo dovrebbe essere il canale imperiale. Sì, e ci sono i retoni, però non mi sembrano carini quei della Fossa Chiara, sai? Recensione dei retoni, tu pagaia che io recensisco. Vabbè, questo qui diciamo che ormai non ha più neanche la rete. Questo invece la rete c'è ancora, però il pontile non è proprio in bellissime condizioni. Giulio, un po' più a sinistra, per favore. Non è in bellissime condizioni. Anche qui, vedete, questo aveva anche tutta la sua baracchetta, però il pontiere è andato, l'immancabile barca mezza affondata, e qua c'è tutta una serie di retoni lungo il canale. Qui abbiamo il pontile galleggiante. Poi secondo me questo qui è abitato. È utilizzato, vuoi È dire? utilizzato. Deve essere anche carino dentro. Ma non so, non ha la rete applicata, eh? Vedi che... Ma quindi è finto solo per fa Non serata. lo so, forse non è ancora stagione? Non lo so, poi qua c'è. Qui comunque c'è la un'anna. È il perfetto set per un film horror. Perché tutti abbandonati con le canne alte, cioè, secondo me è un film horror. Ok, quella lì c'è anche l'insegna. Un Sì, però un po' po'. isolato. Noi stiamo andando a sinistra, così. Poi altri. Oh, questi qui secondo me sono carini. Però vedi che non hanno la rete? Però non hanno la rete. Vedi che la applicano più avanti, finché non cominciano la stagione, Sì, non vedo quindi. che finiamo qua a rovinarsi con l'intemperie. Infatti. Magari quando arrivano tagliano giù un po' le canne. Fanno anche un po' di giardinaggio. No, questi qui sono vissuti. Però semplicemente a fine aprile. Ah, c'è anche il bagno chimico. Semplicemente a fine aprile. C'è anche la telecamera. Lo scivolo. Cioè, qui c'è proprio. Chi fa le cose serie. Ok. Poi qua invece altro ponte galleggiante. Però sono carini, cioè. Sì, guarda che pontilone, grandi lavori di rinnovamento, barche sfasciate ovunque, quello è un classico. Il retone, non so se si vede perché è fine, fine, fine. Allora, come vedete le ginocchia sono sotto e sono a contatto con la fiancata del kayak per sentire meglio le reazioni del kayak. Maremma, l'aereo che sta andando a Pisa, sti pisani anche quando volano danno fastidio, eh? Vabbè, e dicevo, stabilità del kayak. Guardate, sto agitando con le anche il kayak. Direi che la stabilità secondaria non è male, perché quando vai in appoggio sulla fiancata, adesso guarda, sto tutto pendendo. Siamo in appoggio sulla fiancata e il kayak non ha reazioni eccessive,
è molto progressivo nella reazione, si appoggia e non dà l'impressione di volersi rovesciare. Certo, si può rovesciare un kayak, però in una situazione normale, diciamo che questo kayak trasmette bene quello che sta succedendo, quello che sta facendo, per cui avete tempo di correggere la pagaiata oppure la vostra postura, dare un colpo nell'altra direzione oppure un appoggio con la pagaia per fermare l'inclinazione. Devo dire che sì, guardate, sto facendo vedere il mal di mare a Giulia, però il kayak è stabile. Diciamo che sì, Giulia aveva detto che gli sembrava più stabile del nostro Story Division 2 e devo concordare con lei, è più stabile del Division 2. Forse il Division 2 è completamente piatto al fondo ed è stretto, 56 cm. Questo invece è al fondo che forma questa chiglia, che è appiattita nella parte centrale. Per cui diciamo che dal mio bacino a questa distanza, il fondo di questo kayak è leggermente appiattito, ma poi verso prua e verso poppa, che sono veramente distanti, è lungo 5,30 m, torna l'inclinazione di una specie di chiglia, per cui è stabile, è più stabile rispetto a quello completamente piatto e più stretto. Sentite qua nei canneti i cinguetti. Altri retoni. Questa ha anche i vetri nuovi, probabilmente vissuta più degli altri, perché la rete è in buono stato. Non so fino a quando continueremo, poi penseremo dove girare, tornare indietro e dare qualche altro parere sul kayak. Prima di tutto i sedili, che so che voi state chiedendo come saranno i sedili. Per ora è un'ora e 17 che pagaiamo ininterrottamente, senza pause, se non abbiamo toccato terra, e devo dire che non ho problemi al fondoschiena. Lo dirò più avanti, magari vediamo di tirare più di 2 ore per dare un parere un pochino più consistente. Qui tutto strano, sotto il ponte della ferrovia, vediamo cosa c'è dietro l'angolo, poi giriamo. C'è altra acqua dietro l'angolo. È uno di quelli messi meglio, c'è anche un motoscafo decente ormeggiato davanti. Il kayak adesso stiamo tornando giù verso Calambrone, dove abbiamo messo in acqua il battello. Allora, facciamo subito un confronto con la Sea Wave, top di gamma con top di gamma. Allora, anche col vento, possiamo dire che diciamo la Sea Wave perdona un po' di più il pagaiatore inesperto. Nel senso che col fatto del fondo scanalato e della pinna direzionale, se anche non siete proprio bravissimi a pagaiare, riuscite comunque ad andare più o meno dritti. Con questi dovete avere una pagaiata molto regolare, perché nel senso bilanciata bene destra e sinistra. Adesso non voglio fare nomi, ma ci continua a far. In realtà, se avete una pagaiata ben bilanciata, riuscite a farlo andare dritto senza grossi problemi. Anche col vento, vedete che si è alzato comunque il vento. Anche per questo abbiamo deciso di non continuare a risalire indefinitivamente il canale imperiale, perché sta cambiando il tempo, stanno arrivando dei nuvoloni. Per cui, diciamo, se siete un pagaiatore intermedio e non alle prime armi, ecco, forse ve lo godete un po' di più. Altrimenti comunque dovete imparare, ci sarà questa curva di apprendimento. Ovviamente non è che potete salire sul kayak e in 5 minuti capire tutto di come va sto kayak, diventare virtuosi e farci la qualsiasi. Ci sarà una curva di apprendimento, però comunque, come ripeto, le reazioni di questo kayak, premesso,
Noi l'abbiamo gonfiato 8 PSI perché non avevamo a disposizione una pompa, diciamo, più adatta a questo kayak, che questo kayak si gonfia fino a 15 PSI. Per cui, avendo meno pressione, diciamo che è un pochino più stabile. I primi X500, quelli monoposto, che avevano la versione 1, la V1, che avevano problemi di stabilità, per renderli un po' più stabili, invece che farli gonfiare a 10, li gonfiavano a 7-8 PSI, e per cui erano un po' più stabili e se la cavavano. Noi l'abbiamo dovuto gonfiare a 8 per forza perché non avevamo una pompa adatta. Per cui poi faremo anche delle prove con una pressione ovviamente maggiore, e vedremo che differenza ci sarà. Ecco, magari faremo un video gonfiato a 8, a 10, a 12, e poi se riusciamo a mettere in mano una pompa adatta anche a 15. Se avete una pompa da prestarci, qui ne abbiamo già due, però nessuno delle due va bene. Vedremo di fare magari una comparazione di come va questo kayak a seconda di a quanta pressione lo gonfiate. Ora arriviamo verso la fine per tirare fuori il kayak, ma prima diremo anche una prova definitiva sui sedili. Ora siamo a 1 ora e 34, pagaiati, nessun tipo di problema, soprattutto anche lo schienale. Poi vi farò vedere meglio. Lo schienale si incastra nel archetto posteriore del kayak, dove c'è un'altra camera d'aria ad alta pressione che gonfiando dà una curva al ponte di coperta, per cui il sedile si incastra lì. E se mi appoggio, è morbido. No, io non pensavo, perché comunque è un sedile in schiuma che dall'aspetto sembrerebbe rigido. E in realtà, soprattutto il poggiaschiena, lo schienale, è morbido, per cui è molto confortevole, fornisce supporto senza far male alla schiena. Certo, è solo 1 ora e 34, dopo 3 ore, 4 ore, non lo so, vedremo. Alla fine saranno circa 2 ore e vedremo un po' come in che condizioni saremo. Però finora siamo abbastanza soddisfatti, eh? Decisamente meglio rispetto alla Story, molto simile a un sedile gonfiabile. Faccio vedere il pozzetto, questa è la solidità del fondo drop stitch, però ha solo 8 PSI. Qui sono i puntapiedi. Anche questo c'è un'altra camera d'aria che serve a dare la forma piatta alla copertura, al punto di coperta. Anche questo non è gonfio tantissimo, è solo 8 PSI contro 15 massimi che dovrebbe sopportare. Insomma, siamo piacevolmente stupiti di questo kayak. Adesso, sarà che non siamo proprio più alle prime armi, però pensavamo sarebbe arrivato più complicato da utilizzare, invece per ora la prima uscita è andata molto bene. Siamo tornati più o meno al punto di partenza. Là dopo quel ponte c'è lo sbocco al mare, però oggi finiamo qui. Ok, sto tenendo il kayak per Giulia, nessun problema a scendere, siamo arrivati. E ora dobbiamo sgonfiarlo. Ah, comunque, vi faccio vedere, ferma Giulia per favore, vi faccio vedere cosa intendevo per il sedile. Vedete che il poggiaschiena è incastrato sotto il bordo del pozzetto ed è morbido. È morbido e non ha, mi ha dato sostegno e non mi ha dato nessun problema. Comunque, 1 ora e 53 di pagaiata senza nessuna pausa e il mio sedere non ha nessun problema. Mi devo ricredere su questo sedile perché comunque è di schiuma, ma è leggermente cedevole, però è al punto giusto per non farvi male al sedere dopo 2 ore. Poi dopo 4 non ve lo saprei dire, ve lo Il tuo diremo. sedere è a prova? Il mio sedere è a prova. Approvato dal sedere di Questo Giulia. sedile è decisamente meglio rispetto a quello della Story, della Division 2, che abbiamo dovuto comunque cambiare.